Ciao ragazzi, qui Gabby ed eccoci all'undicesimo episodio di To The Moon. Rosalene è scomparsa e noi dobbiamo andarla a trovare. Dove può essersi cacciata? Proviamo a cliccare sul river. Questa è tutta colpa tua. Infatti, il peluche di un ornitorinco. L'abbiamo visto già troppe volte, basta quel peluche. Ah, sono ancora nella scuola, nella mensa. Questa scena l'ho già vista. John? Lo sto facendo per te, bastardo generato artificialmente. Che cattiveria. Ok, perché qua siamo nei suoi ricordi, quindi lui è generato da questo macchinario. Allora, proviamo ad uscire a cercare un po' nelle stanze. È là, Rosalene! Voltati! Neil? So che cosa hai in mente di fare. Lo so benissimo che tu lo sai. Ah sì? Beh, io so che tu sai. Ascolta, il nostro contratto dice di mandarlo sulla Luna. E l'unico modo perché succeda è che Johnny sia motivato a farlo. Ma se questo significa rimuovere River, allora qual è il senso? La ragione per cui vuole andare sulla Luna in primo luogo è perché lei è morta. Lo so, ma siamo legalmente costretti dal contratto a... Ma vaffan il contratto! Non ho scelto questo caso per rendere miserabile quest'uomo, Eva! Non so te, ma io ho firmato per far sì che il vecchio muoia felice. Anche io, e mi piace questo lavoro. Ma se andiamo contro le nostre obbligazioni legali, finiremo alla corte. Ci appelleremo. Sappiamo che Johnny sarebbe più felice se non andasse sulla Luna. Johnny sarebbe più felice con molte altre vite, Neil. Non siamo qui per giocare a fare Dio. Il nostro lavoro è di dargli quello per cui ha firmato. Beh, è finita che noi sappiamo meglio di lui che cosa vuole. Ascolta, sto solo rischiando di rimuovere River perché credo in lei e... Cosa intendi col rischio? La stai completamente rimuovendo. E poi risolverò la situazione. Risolverai in quale modo? Il tempo sta scadendo. Devi fidarti di me. Dice la donna che mi ha spinto giù da un cavolo di faro. Cosa sta succedendo? È cambiato tutto, ragazzi. Hai appena... Ma è Eva che sta facendo tutto questo. Maledetti dati delle luci. Abusare dei tuoi poteri non può disattivare i miei, Eva! Sì, pare proprio di sì. Abbiamo Eva contro, ragazzi, che cavolo! Cosa devo fare ora? Oh, delle trappole! Stai scherzando, Eva! Sto solo cercando di guadagnare del tempo. Wow, grazie per avermelo detto! Aia! Adesso siamo anche contro la nostra amica Eva. Guardate che roba! Cioè, ma... Ok, le ho evitate, le sto evitando. Mannaggia, anche i libri, cos'era quell'affare? Quelle che mi stai tirando sono apparecchiature costose. Sul serio? Stai buono e aspetta che abbia finito. Oh, ma per favore. Ragazzi, porco cane. Per di qua. Cos'è sta stanza? Ah, quella dei fiori. È una stanza trappola. Non serve a niente per ora. Ascolta, non mi costringere ad uscire dal macchinario e scollegarti. Prenderesti il rischio di compromettere ulteriormente i suoi ricordi? Arrenditi e basta, per favore, non ci vorrà molto. Ah, non ancora. Oppure vieni a trovarmi alla fine di questo corridoio. Andiamo, voglio andare in fondo a questa storia. Rosalene deve finirla di fare questi casini. No. Quante Rosalene ci sono? Oh, ma mi stai prendendo per il... Pensi che sia tutto uno scherzo, Eva? Santo cielo, non sono solo Eva zombie. Sono zombie Evas. Merda, anche le piante. Non vi avvicinate, sono armato. Ah, WSD sulla tastiera per sparare. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Spariamo. Ah, posso sparare piante. Aiuto! Basta gli Eva zombies. Gli zombie Evas. Vattenevene. Allora, andiamo... No, ok. Per di qua posso proseguire. Non posso disattivare le trappole. Cosa ci fanno, River? Va bene, non importa, sono solo distrazioni. Wow, quelle cose servono a qualcosa dopo tutto. Gli ornitorinchi li hanno fermati. Bene. Andatevene via, zombie. Andatevene! Andatevene! Devo arrivare alla fine di questo corridoio! Niente, nessuno me lo impedirà! Mannaggia! Devo fare in fretta.
Ok, ce la stiamo facendo, ragazzi. Ancora. Cosa sono? Quegli affari delle palle! Ma questo diventa il gioco più difficile del mondo! Ma è un casino qui! Ok. Va vattene! Ok. Manca poco, me lo sento. La fine è vicina. Ma mi sembra di fare sempre lo stesso giro. Sono bloccato in un ciclo infinito, infatti. Forse devo cambiare stanza, proviamo ad andare per di qua. Oh, ma va a cagare! Ma... Oh! L'ho buttata in un muro, ma che... Entriamo per di qua. Bene. Siamo finiti in un altro posto. Destra o sinistra? Andiamo a destra. Bene. Tutto tranquillo per ora. Eva? Cosa succede? Eva? Continuiamo. Non mi piace per niente. Cosa ci fa Johnny lì? Johnny? Johnny? Vuole che lo segua. Va bene, proviamo a seguirlo. Ma... Dimmi che cos'è. Ho sempre creduto che fossero dei fari. Ora l'intera costruzione è fuori controllo. Andiamocene. Per di qua c'è una porta. Non si può aprire. Le piante? Il coniglio? Si è mosso? È finita, River. Lei non sarà mai più da sola. È solo che... Non voglio essere un altro ragazzo tipico in un mondo di ragazzi tipici, Nick. E che cosa provi? Saranno solo le responsabilità, immagino. No. C'è altro da fare qui? No. Ok, torniamo indietro. Ragazzi, io mi sto cagando in mano, eh. No. Un altro coniglio, per di qua. Vediamo cosa dicono. L'aiuterà a comprendere meglio la sua situazione? Preferisco di no. E perché mai? Ok, queste cose le abbiamo già viste, però. Oh! Cavalli! Non ho parole, come Neil. Altre stanze qui. Ah. Non la sta suonando nel modo giusto. I vestiti nuovi dell'imperatore. Questo libro è ovunque. Basta! Ok, e qui? Ciao! Aspetta, non andare! Io sono Johnny, tu come ti chiami? È solo una distrazione di Eva, cavolo! L'ha fatto per farmi perdere tempo! Vediamo cosa c'è per di qua. Ascolta, era molto tempo fa. Non esiste data a luogo, Johnny. Ah, andate a quel paese. Adesso non entrerò più in nessuna stanza. Eh? Cosa ci fa un telefono qui? Salve, Neil. Morpheus. Cosa? Sono Eva, idiota. Che sorpresa. Siamo solo noi due qui. Ascolta, qualsiasi cosa tu stia facendo, smettila. È vero che non sappiamo cosa Johnny voglia davvero, ma sappiamo che cosa non vuole. E quello che non vuole è esattamente ciò che tu stai accelerando. È già finita, Neil. Merda. Perché non esci allo scoperto adesso? Vabbè, entriamoci. Che storia. Ora è tutto finito. Beh, andiamo a dare un'occhiata qui. Niente da fare. Eccola qua. Vai qui. Cosa stanno facendo? Eh? Che cosa l'hai fatto? Rilassati, sta solo andando da un'altra parte. Cosa? Ma cosa mi sta succedendo? Sai, un conto è disattivare il mio controllo per farmi mangiare delle olive. Ma con questa hai davvero passato il confine. Mi dispiace, ma non finiremo mai se tu cancellassi le mie modifiche ai ricordi. A questo punto è l'unica cosa da fare. Ti sto chiedendo di fidarti di me. Per cui ti prego, calmati ed aspetta qui. E allora tira l'interruttore e basta. Dove stai andando? C'è un'ultima cosa che devo fare. Gasata. Non c'è alcuna ragione per materializzare una porta.
Perché fai sempre tutto questo melodramma, Neil? Perché stai combattendo così tanto per questo? Lascia perdere, non c'è tempo. Tutto andrà bene, amico. Vai e basta. Ok. Ok. Ehi, che... Shh. Ah, però non c'è più il River. Ciao. Non c'è più il River. Si è bloccato lì? Mi dispiace, ragazzino. È già iniziato. Brutta storia. Forza! Prenderanno tutti i tavoli migliori! Sono tutti uguali, in fondo. Nah, Joy ha ragione. Quelli vicino alla cucina hanno un odore migliore. È vero! E le olive sono sempre a disposizione. Ah, olive. Salvarlo non ti giustifica. Può sempre trovare un'altra River, Neil. Ma avrà un solo fratello. Forza, siamo di troppo qui. Ah, in pratica l'altro era suo fratello. L'ha fatto rivivere. Nei suoi ricordi, almeno. E adesso? Cos'è questo, il passato? Short steps, deep breath. Tutti i ricordi che adesso sono cambiati, perché non c'è più River. Però almeno il suo fratello è vivo. Però River c'è ancora. Ah no, mi sono sbagliato, è scomparsa di volta. Adesso verrà sostituita dal fratello. No, dal nulla. Però sono in macchina. When this world is no more, the moon is all we'll see. Una pop star, uno scrittore, un pompiere. E tu, Johnny? Un astronauta. Ah, c'era il poster della NASA, ora l'avevo notato, nella sua camera. Forse è meglio così la storia, ragazzi, forse era meglio che ci fosse suo fratello invece che River. Io la penso così in fondo. When this world is no more. Adesso cosa fa la richiesta? The moon is all we'll see. I'll ask you to fly. Una richiesta per diventare astronauta, non lo so. Mi sto commuovendo. Non so perché, sta musica. Ah, è diventato un famoso scrittore.
pratica abbiamo cambiato un bel paio di cose. Penso che questa sia l'agenzia della NASA. Questo è il luogo dove dobbiamo andare adesso. Per la Luna, ragazzi. Ok ragazzi, sapete una cosa? Io penso di concludere l'episodio qui. Penso che il prossimo sia l'ultimo. Quindi ragazzi, io vi saluto qui. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio di To The Moon. Ciao ragazzi!